Una 12 ore su Baldo. Ma sapete che ce l'ho in lista desideri su PlayStation e aspettavo uno sconto. Però ho veramente paura di Baldo. Cioè, vedo i gameplay di quello sul server e ho paura di Baldo. Cioè, Baldo mi terrorizza. È uno di quei giochi che potrebbe farmi male alla salute per davvero. 6 ore un Dragon Age, oddio. Avrei puntato un gioco che magari con 6 ore lo riesci pure a finire. Cioè, per dire, la sparo. Un Dead Space, ok? Tipo 6 ore sul remake di Dead Space. Magari 6 ore il remake lo finisci. O comunque se non sono 6, sono 7. Però comunque ce la fai. Un gioco infinito che ci giochi 6 ore, alla fine non concludi quasi nulla. Comunque, vedremo. Ci devo riflettere. Per adesso non sono nella condizione di poter pensare di sostenere una 6 ore, quindi quindi non è il caso. Sì, ho visto Mike su Minecraft, sì. Allora, un sacco di botte. Allora, fatemi abbassare un po' il volume che è fortissimo. Che c'è l'Otherworld, sto volume sparato a bomba con un sacco di rumori. Erika, mi dispiace un sacco per il cambio d'orario. Purtroppo non avevo alternative. Ok, allora. Abbiamo lì la croce, se vi ricordate, siamo dentro casa nostra. Però è successo un bordello e si è creato questa bolla di portale oscuro malefico di merda. Ok. Allora, devo abbassarmi il volume io che sto rincoglionendo. Ok. Continuo a dire che graficamente il gioco mi piace veramente tanto, ma ne avevamo già discusso. Allora, io mi devo incazzare. Io mi devo incazzare. Ma perché? Lo dico ogni volta. Le robe interagibili, evidenziamele, porca puttana! L'ho visto per caso che c'era una leva qui. È tutto pieno di lucine di merda! È tutto pieno di lucine di merda! Io come faccio a sapere cosa devo toccare e cosa no? Che cazzo! Sono calma. Allora, facciamo un breve giro di casa, no? Allora, questa è chiusa. Sta roba non è. Allora, qui c'era un mostro e l'abbiamo ammazzato. Qui c'è un brutto, brutto, brutto caso di funghi nel lavandino. Questa cosa non la commentiamo. L'abbiamo già commentata. Allora, qui avevamo già controllato. Avevamo trovato due maschere. La maschera arrabbiata e la maschera corrucciata. Poi abbiamo il siero. E basta. Poi, piano di sopra. Qua è chiuso. Piano di sopra. Piante morte. Sembra una vecchia manaia da macellaio. Va bene. Ok, è un oggetto, non è un'arma, è un oggetto. Va bene. Allora, piano di sopra non eravamo stati. Fredda. Proprio come la mamma. Ho una maschera indifferente. Va bene. Un coniglietto di peluche. È bagnato e coperto di muffa. Questo è il peluche preferito di Joshua. È umido e puzza di muffa. Somiglia al viso di mia madre, sempre così fredda e senza emozioni. Somiglia a mia madre, come se il suo viso fosse congelato in un atteggiamento triste. Ok, questa non ha descrizione. Penso sia un bug. Penso sia un bug della localizzazione. Perché non. Tutti gli oggetti hanno una descrizione. Ok. E qua. D'accordo, allora queste robe forse si aprono in qualche altro modo. Hanno sti simboli. Vabbè, prima vediamo le maschere. Chi è? Gando Jumbo. Grazie.
Oh, ma no, ma un giorno la azzeccherò la strada, sì. Prima o poi. Ce la posso fare. Allora, qui diceva. Per nascondere il suo dolore, mentre qui era. Dietro questa maschera. Sì, ma perché non me lo fa leggere quello che c'è scritto? Vabbè, questa è la faccia cringe comunque. Ok, quindi è una faccia indifferente, una maschera indifferente, magari. No. Boh, vabbè, questo lo facciamo dopo, allora. Forse mi manca un'altra maschera ancora, perché comunque ne abbiamo tre. Quindi forse manca qualche pezzo. Qui nulla. Va bene, andiamo avanti allora. Questo lo facciamo dopo. Più che altro, più che le facce dei morti sembrano tutte uguali, direi che sono ustionate senza lineamenti, quindi è un po' più difficile anche riuscire a capire che cosa provino. Ok, allora, qui c'era quella roba da toccacciare. Allora, mi ha chiuso qui e mi ha aperto qualcosa sopra, evidentemente. Quindi ora stiamo attenti perché potrebbero esserci. Eccolo, ok, potrebbero esserci mostri. No? Non ancora, ok. Eh sì, forse sono quattro, cioè mi viene anche a me da pensare che siano quattro, effettivamente. Figo. Eh no? Oh no? Dov'è il mostro? Guarda, di qua posso passare. Eccolo! Che figo! Che figata! Ma poi guardate che bello l'effetto del sangue nell'estremità, no? Del sangue raggrumato nell'estremità, molto figo. Ma vaffanculo! Ma dai! Rark Souls! Aiuzzato! L'ho tagliuzzato! Oh, ma è il Pipo! È il Pipo! È il Pipo! Non me ne ero accorta! È il Pipo! Hanno fatto il Pipo al mostro! Sono calma, era solo un Pipo, però. Un braccio diverso dall'altro, no? Ok, forse questi sono. Non lo so. Riposavano, erano stanchi. Non mi lamento, non mi lamento. Come sto messa pure? Ah, vabbè, ok, no, ok. Pure sono ok. Sono messa male di munizioni. Sono messa male di munizioni. Con le cure per adesso sono abbastanza ok. C'è posto per tre medaglie, ma ce n'è una sola. L'iscrizione dice per l'abbandono del servizio. Medaglia stella caduta.
forse c'è un ordine per queste medaglie. Sì, ok, ma non lo so, d'accordo. Quindi non posso fare niente per ora, penso. Uomini squalo martello. Sì, che poi mi domando cosa. Perché allora il concetto di testa spaccata in due si è visto diverse volte nei Silent Hill. C'erano anche i cani, per esempio, che avevano la testa spaccata in due. Quindi è una cosa che torna. Però mi domando in questo caso se abbia un significato specifico. Perché per una volta non mi sembrano riferimenti sessuali. Sembra veramente uno squalo, mi sembra un animale strano con la testa spaccata, non saprei. Allora, questa è la classica zona del gioco che se sai cosa devi fare, lo fai forse in 10 minuti. Non sapendo ti ritrovi a vagare come una cretina come me perdendoti. Nessuno ti ha visto piangere nel tuo letto. Io volevo aiutarti, invece mi sono nascosto. Il ticchettio di un orologio d'un tratto smetterà. Il destino mi ha lasciato qui, marcerò nell'oscurità. Sotto le coperte le tenebre mi avevano tenuto. Solo la luce del sole può salvarmi dal mio peccato. Ok. Questo è un orologio, sì. Come si controlla? Che fastidio. Due, no. Aspettate, 2 e 06. No, Madonna, il fastidio. Ok. Penso che parli del peluche. Perché chi è che ti vede dormire? Ti vede piangere? Sarà il peluche. Ok. Ah, va bene. Ok, questo era facile. Un maniaco! Non lo smettete! Poverino! Cos'è questo suono orribile? Ah, è la vagina dentata, ok. Ok, sembra che sono un coltello da macellaio. Ho un disegno. Ho un disegno. Questo disegno. Bambino, devi obbedire ai tuoi genitori. Quello che dicono va rispettato. Il piccolo che non lo fa, tra le fiamme, sarà torturato. Presente la stanza 206. Giusto. Quindi l'orario a cui si è fermato tutto e anche il numero della stanza di questo paziente, che mi viene a pensare che siamo noi. Sicuramente non è Joshua. Oddio, potrebbe essere pure Joshua. Però potrebbe essere Joshua. Però i disegni sono nostri, siamo noi quelli strani, quelli matti, secondo me siamo noi. Anche perché noi lo sappiamo che siamo stati ricoverati. Sara, sono una. Ho ordinato di raddoppiare i seguenti medicinali il giorno di intervento. Il resto del messaggio è confuso e leggibile. Va bene. Vorrei tanto ricoprire i testi di quei disegni e usarli con i miei nipoti. Questa è qua, questa. Ok, questa è questa qua. E questo è. Questo è il seminterrato, esatto. Mi
sto guardando intorno può fare molto circospetto. Ah, la 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 la! Porca miseria, che schifo! Peggio di uno scarafaggio! Ma guardate che bello che è! Guardate che bello l'effetto! Sono proprio fighi! Sono veramente fighi! Sì, ma anche il fatto che lasci i segni, esatto, che lasci le ferite. Che schifo! Tra l'altro li possiamo guardare bene adesso. Ok, macchie su tutta la lama. Coltello dell'uomo nero. Ah! Ah, fighissimo! C'è un posto speciale per ogni coltello sul tagliere. Sì, che poi ora c'è un nome specifico medico, non mi ricordo come si chiama, vi chiedo scusa, però l'effetto di annerimento delle estremità, quindi del sangue che si va a coagulare all'estremità, è tipico dei cadaveri comunque, ma è un nome specifico, non è solo perché fa figo. Allora. Che ca... Posso... È scomodissimo! È scomodissimo! Fastidio! Ho fatto la cosa giusta, perfetto. Va bene. Ci restano le maschere e le medaglie. Però io sono una medaglia. Cosa mi sfugge? Perché posso anche guardarmi intorno onde evitare di dover tornare qua, però non credo ci siano cose che mi... Sto perdendo. Eh no, qui... No, qui gli enigmi non sono difficili, la cosa complicata è riuscire a usare i comandi, perché c'è questa cosa sempre che devi usare tutte e due le levette, che è fastidiosissima. E vabbè. A questo punto, cioè, a me non sembra che abbiamo esplorato così male da essermi... Eh no. A me sembra che abbiamo esplorato bene. Cioè, quelle scale cosa sono? Giusto per evitare di fare cazzate. Ok, questa non si apre. Questa è chiusa, questa è proprio chiusa, non conta neanche come porta, è un muro, quindi niente. E allora, basement l'abbiamo fatto. Infatti quello delle maschere lo posso fare, ok. Però mi mancano le... Mi mancano le... come si chiama? Le medaglie.
qui Ok, per nascondere il suo dolore lei aveva questo sguardo, no? Quindi per nascondere il dolore fai una maschera indifferente. Cioè, a me questo viene da pensare. Dietro questa maschera il suo cuore was laid bare. Va bene. Ok, era corrucciata. Adesso mi servono le medaglie. Mi servono le medaglie perché ho fatto tutto, tra virgolette. Qui medaglie non ce ne sono. Io nel dubbio risalvo, sono... Abbiamo comunque fatto cosine. Allora. Qui non c'era nulla, avevamo già esaminato. Questo non si può saltare. Soffitta. E ha senso che siano in soffitta le medaglie. Ha senso, cioè, il papà, cose. Esamina. Questo è su un binario. Credo che forse lo posso muovere. Ah! Vabbè, però vedete ragazzi, io come faccio a capire che sto coso è interagibile? Dai, su, è una cazzata. Fammelo capire. E lì ce n'è una, tipo. Ok, qui c'è. Per aver lasciato soffrire gli altri. Medaglia della noncuranza. Ok, e me ne manca una. Quindi. Me ne manca una. Medaglia, no? Munizioni e basta, quindi. Non è che mi lamento, anzi, anzi, fammi. Ok, lui è quello massimo 5 ne può tenere, ok. Sì, no, le... Allora, le... Sì, le traduzioni, diciamo, sono un po' quelle che sono, probabilmente, però devo dire che c'è stato di peggio, cioè le ammunizioni, ricordiamo le ammunizioni. Me ne manca una, me ne manca una. Non ho che fare qua. Mi manca una medaglia che si trova da qualche parte. Ora, se qualcuno sa dov'è e mi risparmia tempo, altrimenti ci mettiamo a cercare. So che suona come una minaccia, però potremmo rischiare di perdere molto tempo. Comunque, mi manca ancora un cunicolo qui. Vabbè, ma non si vede una strafava di niente qui in mezzo, però. Ma il palanchino. Maltrattate il palanchino. Ma io qui sono, qui mi sono infilata. Qui non mi pare che ci siano altri posti dove io posso. Ah! Eccola! Trovata! Trovata, trovata, ok, è stato più facile del previsto, va bene.
per le atrocità commesse. Medaglia degli atti. Aia, che schiaffoni! Vabbè. Questo era aggressivo. Paura ho. Va bene. Allora abbiamo finito, dai. Ce l'abbiamo fatta, è stato più facile del previsto. Ok, vediamo un secondo. Per l'abbandono del servizio. Per aver lasciato soffrire gli altri. E per le atrocità commesse, che tra l'altro vedete che bella che ha la forma dell'elmo, no? Penso che siano atrocità commesse, lasciato soffrire. Allora, questo penso sia l'ultimo. Abbandono del servizio penso sia l'ultima. Viene da pensare, distinto, no? No. No. Qual è il criterio? Allora, non... Sbagliato. Prima metto la stella. Porca miseria, sti comandi. Completamente a caso comunque. Io non saprei qual è il grado di gravità, cioè non so cosa posso, cioè lasciar soffrire e atrocità commesse è un po' vago, nel senso dipende cosa intendi per aver lasciato soffrire. Cioè puoi aver lasciato soffrire un gattino malato, puoi aver lasciato soffrire gli ebrei nei campi di concentramento, cioè sono dei concetti abbastanza fluidi, ecco. Anche se penso si parli di famiglia, ecco, perché comunque sono le medaglie del padre stronzo. Ma... Ne manca una. Ne manca una. Una non è illuminata. Perché una non è illuminata? Vabbè, funzionato lo stesso. Non so, una non era... Non era illuminata. Ok, che figa questa cosa. Bellissimo il fondale, è buggatissimo. C'è il fondale tutto buggato. I can't find her anywhere. The entire town's gone. I think I know where they are. I found this. Fallo vedere anche noi, Alex. I'm not sure what it all means, but we need to get to Silent Hill. Are you serious? My dad was serious enough to risk his life going there. That's where Josh is. I'm sure of it. And everyone else? Wheeler, I thought we lost you. You're not getting rid of me that easy. Quindi ancora vivo. Glad to hear it. We have a lot to fill you in on. In the meantime, can you get us a boat? We're going to Silent Hill. Good.
mondo è terribile. C'è tutto glitchatissimo. No, che peccato. Ma anche lei sta benissimo ora che ci penso, effettivamente. Era stata... vabbè, non importa. I'm sorry. Sì, c'è il green screen che si vede, esatto. I should apologize. This place. La banderina. You bad memories for me. No, I never understood why you left. One day you were just gone. Look, I didn't say. Che piacerebbe a Elle essere come Maria. I'm glad you're back. I feel safer with you here. Grazie Lisa. Sì, va meglio. Ah, bravo, tata che è. Yes, you do. You could just leave again. Alex, tell me what you know about Silent Hill. I know Joshua and I were told 100 times never to go there. Mm. Yeah, my mom was pretty strict about it too. Yeah, well, your parents are right. I'll tell you. It all fits. All those things we've seen in Shepherd's Glen, the nightmares. What do you mean? Silent Hill is what I mean. The place has bad history. Always has. You been there? Didn't need to. I heard enough. When I decided to move east, I was looking at a job in Bronx, working with the police. At the time, they had this cop. I can't remember her name, but... Ah, questa poliziotta. To Silent Hill. Well, what happened to her? No one knows. We found a bike outside of town. Bike non è bicicletta, santo Dio. La bicicletta della poliziotta. We don't share their beliefs. The order. Yeah. And when I met with your father about working in Shepherd's Glen, he told me I would never have to go to Silent Hill. Io so che di gergo si dice pure bicicletta, però no. Cioè. Sì, però puoi anche dirlo senza sorridere, cioè perché non state facendo la gita, sì. Took it from my mother's room the morning Laura disappeared. Mm. I haven't taken it off since. Wow. Look at that hair. Shut up. Jerk. I'm just happy to see that something's gotten better since I left. Attenzione. Alex, there's a light up ahead. I think we might be at the pier. Cosa? Non c'è niente davanti a voi. Non c'è il fondale, ragazzi. È glitchato. Cosa stai guardando? I don't want anybody to know we're coming. El! Let go of her! Ok, come hanno fatto ad affiancarsi senza che li vedessimo? Sono stati silenziosissimi e si sono affiancati a una barca a motore, comunque. Hanno approfittato degli glitch per non farsi notare. Ok. Silent Hill. Took it from my mother's room the morning Laura disappeared. I haven't taken it off since. Sentivano anche loro la musica di sottofondo, esatto. Per questo li hanno sentiti arrivare. El. Quindi hanno preso lei. Wheeler!
Non so se hanno preso anche lui. Anche Wheeler. Però hanno preso Elle. Ok. Cerca informazioni sulla scomparsa di Joshua. Cerca qualcuno che sappia aggiustare le armi. La porta si intanto su che si sia trovato. Chissà se possa aprire a trovare Elle. Va bene. Qui non c'è niente. No. Però apprezzo comunque che ci siano ambientazioni originali rispetto agli altri Silent Hill. Cioè, potevano veramente riciclare tantissimo. E invece comunque c'è roba nuova. Non serve a nulla fare questo. Assolutamente no, perfetto, vabbè. Ci ho sperato. Questa sembra una barca usata per pattugliare il lago, anche se non si vede bene con tutta questa ruggine. La chiave di avviamento non si vede da nessuna parte. Ok. Eh sì, poi sì, hanno, diciamo, si è canonizzato il fatto che la poliziotta non ce l'ha fatta, comunque non è mai tornata. Quindi rip, vabbè, cioè, ci mancherà moltissimo, sì. Finale super buono. Madonna, che quanto cringe il finale quello là, per carità, meglio che muore, dai, su, per favore. Mamma mia, nel film che brutta fine che fa la poliziotta. Mamma mia, il film, no, ma quel film, il film di Silent Hill comunque è pesantino, pesantino forte. È proprio figo il primo film. Ok. Alex, Wheeler? Mi sta bene? Come ha fatto? Wheeler, come in, Wheeler. What did they do? Wheeler! Che carini, li hanno messi in carcere, però non gli hanno tolto la radio. Che gentili. Eh sì, vedete, esce il fumo da sotto. Esce il fumo da sottoterra. Scusate, devo mascherarmi adesso, aspettate. Sono pure rotte il maglione, ma io boh. Ok. Sono pure rotte il maglione. Adesso è sta cosa che è arrivata. Bellissimo stare a distanza di metri dalle persone. Allora, cos'è? Ah, beh, con calma, ragazzi. Cioè, sapete cos'è arrivato? Con molta calma. Vedere, aspettate. Non so se si vede.
Vabbè. Eppure, pure il contrassegno. Cioè, è arrivato mesi in ritardo, mi ha detto un mese in ritardo, eppure è dovuto pagare. Vabbè, niente, ridiamo per non piangere. Comunque, un ricordo, dai. Ah sì, sono per la cerimonia del 2022, esatto. Beh, a questo punto lo mettiamo per il prossimo Game Awards, esatto. Anche se la data non sarà la stessa, non importa. Vabbè. Allora, stavo dicendo prima che c'è figo il fumo che esce di... da sotto. Allora, di là è la strada giusta, penso. Quindi c'era una fessura prima. C'era una fessura prima da qualche parte. Avevo visto, no? C'era un buco. Ah! Porca troia! Vabbè, ma vaffanculo! Madonna, il scarafaggio! Come gli scarafaggi! Cristo! Porca la puttana! Io boh! Oh sì! Non... Faccio saltrenare il cane! Mi dispiace! Dov'è? Dov'è? Ah, è lì! È uno di quelli... Potresti anche morire con un colpo solo, è l'arma più forte adesso, Sì, però ste cose non si fanno. C'era un altro. C'è roba che si muove. Vabbè, ma qua si fa... D'Argento Cemetery. Ma io non so. È una statua con due volte che guarda in direzioni opposte. Ricordo di averlo studiato in classe di mitologia a scuola. Un giorno è il dio greco del passaggio tra la barbarie e la civilizzazione, tra la gioventù e l'età adulta. Va bene. Lo zaffiro e la pietra che è nato nel mese di settembre. Questo medaglione me l'ha dato Elma, apparteneva a Nora. Il vecchio. 1 il nuovo. C'è una fessura vuota. Ah, c'è una fessura vuota? Qua no, scusami. Questa, qua non c'è una fessura vuota? Ah, ok, punto, pure qua. Vabbè. Chiuso. Ci sono dei suoni molto soavi comunque. Allora, è tutto rotto. Va bene. Quindi qui non posso fare niente, ok? Ci pensiamo dopo. Questa era la figlia e la moglie di qualcuno. Ok. Va bene, Alex. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questi jump scare di audio, gente che urla a caso. Farci cacare sotto. No, no, vieni qua, che stai facendo? Basta suoni, basta suoni random con urla che mi cago sotto. La smettiamo. Ma cos'è un critico? Quando c'è la spruzzata di sangue sullo schermo è un critico.
sono bellissimi. Comunque sono veramente bellissimi questi cosi. Vabbè, io avevo schivato, però ha schivato in avanti, non si sa perché. Ok. Ancora vivo? Ah, ma come ho fatto la finta? Ok. Chi è? Guarda il bastardo. Allora, di qua mi posso abbassare e andare dietro. E c'è un salvataggio. Ok. E ok. È un altro mostro, ho sentito il suono. Vediamo. Vediamo, vediamo. Le percosse purificano l'anima, dicono, ed è ciò che lui farà. Se non controlli la tua ira, la sua ira ti farà assaggiare. Le percosse purificano l'anima, ragazzi. Tungsteno, io sono profondamente rincoglionita e dormo tipo 12 ore al giorno, purtroppo. Non ho minima solida l'attenzione, infatti ne sta soffrendo parecchio a livello di lavoro. Però niente, Michele non lo so perché non me l'ha detto, però sembra a posto. Cioè, è solo stanco, ma se fa una 12 ore io non sarei in grado di farla per adesso. Quindi forse lui ha più tosse, però comunque ha meno febbre, l'ha presa meglio. Non so che dire, gli è venuto in un altro modo. Allora, qua c'è... Arrabbiato che io ho ammazzato l'amico. Oh, sta morto. Allora, qua non posso entrare. Io conosco questo negozio, il negozio di pesca del lago Toluca. Papà non ci portava mai qui, anche se questo negozio aveva dei prezzi migliori. Cercava sempre di passare meno tempo possibile in città. Va bene. Comunque, un sacco di nemici. Ce n'è un altro. Oh. Ce n'è un altro da qualche parte che sta grugnendo. Quanti sono? Penitenziario Overlook. Ricordo che papà e parecchi agenti furono mandati qui per sopprimere una rivolta. Non è tornato a casa per 6 giorni. Non ha mai parlato di quello che è successo qui. Wheeler, Wheeler, are you there? Wheeler, come in. Alex, thank God. Where are you? I'm at the prison, but I can't get in. Is there another way? There's an entrance on the other side of the prison. That's your best chance. Be careful. Che ormai sento suoni mi... Che... Oh no? Mamma mia, che liscio che ha fatto! Sono proprio fighi, comunque. Guardate le dita mozzate, quei falcetti attaccati ai tendini, è proprio figo. Vabbè. La parte del cimitero fosse opzionale, se non la fai non puoi più... E che devo fare? Scusatemi, mi manca... Perdonatemi, che devo fare al cimitero? Non mi manca una gemma? Io ne ho una sola. Che devo fare?
Posso anche tornare al cimitero, ma non saprei cosa fare. Cioè, davo per scontato che se ho una gemma e due fori, devo... Infatti, ok. Non posso farla adesso, ok? Tanto sento gente che si lamenta. Ma in realtà tutti i mostri... Tutte le creature che vediamo qua. E dai! Tutte le creature che vediamo non è che sono un misto di naturale e artificiale. Sono persone, sono corpi straziati. Tutti sono corpi straziati e deformi fondamentalmente. Perché cioè, hai pure il Siam, che sono due persone fuse fra loro. Questi hanno gli arti mozzati e ci sono attaccati dei falcetti. Cioè, non, è una cosa che torna con tutti i mostri. C'è anche il cadavere con la testa in quel modo. Cioè, insomma, mi sembra tipo come se gli si fosse attaccata una testa che non è sua. Insomma, non è che è proprio aggraziata come creatura, ecco. Un altro filmato. Wheeler, I'm at the rear entrance. Okay. The gate is electrified. It looks like they're running power from across the street. I'm gonna find a way to shut it off. Wheeler, what about Elle? Is she okay? I haven't heard anything, but who knows what those monsters are doing to her. You need to hurry. Hurry. You need to hurry. Allora, devo seguire il cavo, ma prima di seguire il cavo, fatemi vedere se c'è qualcosa qua. Ah, gate to local lake offices. Ok. Chiuso. Bellissimi i suoni ambientali comunque. Tocco tutte le porte, anche se qualcosa mi dice che non si aprono. Qui non c'è nulla. Oh no, lì c'è un altro mostricchiolo. Ma poi sono infiniti, respawnano dopo un tot. Boh, perché sono veramente tanti comunque. Mi sa che c'è un altro, c'è un altro. E dai, ma vaffanculo. E dai. Secondo cui a volte li ammazzi e a volte no. Vabbè. Ah, un doggo. Oh no. Morto? Ok, a posto. Va bene. Che fastidio. Non puoi mirare la testa, ragazzi, che dite? Non c'è la mira. Cosa state dicendo? Come faccio a mirare? Ma usa... Ma la torcia? Va bene, era spenta. Non si sa perché era spenta la torcia, ok? Random era spenta. La strada. Perché di qua? Che cazzo sto andando?
Allora, devo esplorare bene. Secondo me da qualche parte c'è l'altra gemmina. Munizioni per carabina. Ok. Però coglici, possibilmente. Sì, è più efficiente, ovviamente, come diceva anche la schermata di caricamento. Però non so quanto sia da soli, presi singoli, è più veloce ammazzarli, effettivamente. Però se sono in due non lo so. Però sì, comunque sicuramente è meglio così, facciamo prima. Ed è anche più figo perché li decapitiamo con cattiveria. Ci sono. Qui? È morto qualcosa nel cassonetto. Vabbè, senti Ciccio, fai un casino però. Chiuso. Quindi qui non c'è niente. No. Okay. E cosa? Vabbè, questa è la trollata finale. Questa è la trollata finale! Grazie a Tungsteno. Cazzo, però! Le galline ci mancavano! Vabbè, secondo me è stato un bug, allora, scusatemi, non lo so. Cioè, è troppo strana sta cosa. Che è sta roba? Attenzione. Loncoats, grazie. Attenzione, un altro siero. Vi faccio notare, continuo a dire che abbiamo più sieri che bevande energetiche, però d'accordo. Qui non c'è niente. Vedete? Dovrebbero morire subito. Non ho capito perché. Non ho capito perché. Non so perché mi ha procurato una incredibile soddisfazione fare questa cosa. Penso di dover entrare qua. Qui. Pensate, la chiesa è chiusa con una catena. Veramente non c'è un luogo sicuro in questa città maledetta. Qui non c'è niente. Va bene, quindi entriamo qua. Ok. Thank you.
Paul Russell Douglas è stato giustiziato per l'omicidio di 8 bambini nelle zone di Silent Hill e Shepherd's Glen. Secondo i registri del tribunale, gli agenti, i testimoni e i giornalisti hanno riferito che non ha posto resistenza mentre lo arrestavano, lo immobilizzavano sulla sedia elettrica. Questa esecuzione non fermerà niente, ha detto Douglas. Ho lavorato aspettando questo giorno, mi resta solo di unirmi di nuovo al Signore. Finite le preparazioni, Douglas ha ricevuto un'improvvisa scarica di corrente elettrica, seguita da un'altra, durata 2 minuti, che l'ha fatto sobbalzare sulla sedia. I medici l'hanno dichiarato morta alle 14.09. Tre metodi molto, molto, molto civili, comunque, di esecuzione. Gli armadietti sono vuoti. I cassetti sono vuoti. Tutto. No, Walter, che c'entra Walter? A parte che è un altro nome, ma poi comunque non... Walter non ammazzava i bambini. È un'altra cosa, evidentemente. Anche perché Walter non lo faceva per il Signore, lo faceva per se stesso. Walter è stato strumentalizzato, gli hanno fatto il lavaggio del cervello facendogli credere che utilizzando, facendo quelle robe si sarebbe ricongiunto con la madre, ma non era vera quella cosa e basta, ma non lo faceva per il culto Walter, lo faceva per la mamma. E a modo suo Walter era una vittima comunque. Della centrale del lago, ok. Sì, c'è la roba dei bambini. No, ma non erano bambini quelli che ha ucciso. Perché c'era la roba dei siamesi. Che il mostro siamese era tipo un richiamo alle vittime di Walter. Però erano bambini. Può essere, eh? Magari non me lo ricordo io. Beh, non che. Cioè, non è che il fatto che siano bambini è irrilevante, era comunque un assassino pazzo, a prescindere. Cioè, il fatto che magari non ha ucciso i bambini, quindi era una brava persona. Cioè, che bambini non si toccano. Walter era santo, salutava sempre. Sorrideva, rideva tantissimo, era sempre allegro. Ok. Vabbè, qua sarà tutto chiusissimo, ovviamente. Ci provo, ma... Torna a controllare i lavandini. Quali lavandini? Oh. Quali lavandini? Dove sono i lavandini? Il lavandino è vuoto. Il lavandino non funziona. Non c'è niente. Cosa, perché devo controllare i lavandini? Lavandino della stanza prima? Ah! Lavandino della stanza prima, il salto, ok. Lavandino della stanza prima. Ci sarà la gemmina, forse? Ma vaffanculo! No, vabbè, queste cose old school di merda, le odio! E io cosa devo fare? Devo tornare indietro? Grazie, ovviamente. Devo tornare indietro! Devo farmi tutta la strada al contrario! Va bene. Quindi...
Io devo trovarci, ci trovo la carabina. Ci sarà la carabina. Spero ci sia la carabina, cioè, perché mi devono dare l'arma finale. Non farmi fare tutta la strada al contrario. Tra l'altro non capisco manco se è la direzione è giusta. Sto andando abbastanza a ca... Sti cosi che spawnano all'infinito. Qui era chiuso, non era questa la strada. Dove cacchio è la porta? Non era qua, era qua. Ok. Penso fosse qua. Tipo. Porca miseria la mappa, sono... Qui. Ok. L'avrei mai visto. Cioè, ma mettimi un'inquadratura per farmi capire... Farmi capire che è un lavandino diverso dagli altri. Non si è mai trovato un cazzo nei lavandini e io devo trovare. Ma fammi trovare una cosa che sbrilla. Cioè, boh, vabbè. Come faccio a capire se una cosa è interagibile oppure no? Cioè, nel primo Resident Evil ci sono le inquadrature tattiche comunque, sì? Ma perché è normale? Ci sono le cose che sbriluccicano. Ok. Qua devo andare fino alla fine dei tempi. Tutto dritto. Allora. Ok, qui un vicolo cieco. Perché il buco... Dov'è il buco? Porca miseria, a me sono una deficiente. Dov'è il buco? Troviamo il buco. Qui. Prego. No. Oh, ma non l'ha segnato. Dove cacchio devo andare? Devo andare ancora più in là. Devo andare ancora più in là. Qua c'era la porta. Dov'è la porta? Fastidio. Vabbè, però che palle. Io ve lo giuro che lo premo il tasto della schivata, ma i comandi sono tutti saponosi. Devi premerlo in anticipo. Qua respawnerà tutto. Ok. Ah! Mica avevo notato le manine delicate. Ok, d'argento cemetery. Io spero che basti quello che ho, eh. Dov'è? Vabbè, non c'è il mostro, ok. A posto. Allora. Vediamo. Allora abbiamo... Il turchese e la pietra, di chi è nato nel mese di dicembre, mentre questa è nel mese di settembre. Va bene, nel mese di dicembre, quindi io qua metterò questa. E questa. No. Evidentemente no. Allora sarà al contrario. No. Cosa non sto capendo? Cosa sto sbagliando?
Beh, mi mancano altre... Mi manca un'altra pietra? Mi manca un'altra pietra, giusto? Ma perché non me l'avete detto prima? Cioè, perché adesso... Non è che adesso io mi arrabbio. Voi perdete un sacco di tempo perché devo rifarmi tutta la strada. Vabbè, però qua ci va. Questa. Sì, vabbè, ma non lo farò mai. Non lo farò mai perché, scusatemi... Non le troverò mai le altre pietre. Se sono nascoste come il lavandino, possono incularsi. Cioè, senza guida come fai? Come cazzo si trovano? Come cazzo si trovano senza guida le pietre? Vabbè. Niente. Ma la tua mamma puttana, dai! Che palle! Io premo, io la premo la schivata. Non la fa, non schiva. Cioè, non schiva, non ci posso fare niente che non schiva. No, non è speedrun. Non posso correre più veloce di così. Cioè, quindi adesso vi beccate la camminata. Che palle sta cosa. Cioè, il problema è che se io adesso apro una guida rischio di spoilerarmi altre cose, perché magari saranno in zone dove non sono stata. E questo è il problema. Con questa cosa senza guida non si può fare, perché non è possibile che uno si deve mettere. Questo portabagagli si apre. Dentro c'è il cazzo in culo. Cioè, io con... Boh, vabbè, scusate. A me queste cose fanno incazzare. Cioè, non è difficoltà. È... voler rompere il cazzo. Cioè, una cosa è che mi dici c'è il finale UFO che è segreto ed è nascosto perché devi trovare le robe messe. Questa è roba da finale UFO. Se stronzate messe così. Cosa è chiusissima. Ovviamente. Vabbè. Una è ad Alchemilla. Va bene. Ok. Questo è il mio sospiro. Indietro. Si trova vicino a un muro nel lato del cimitero accessibile a Sagan Street. Sagan Street. Si trova nell'entrata principale penitenziaria. Allora, il turchese l'abbiamo, lo zaffiro pure. Quindi sono tre. Granato che poi non granata. Muro al lato del cimitero accessibile a Sagan Street. Turchese, il lavandino e zaffiro l'abbiamo trovato. Quindi sono tre, non sono quattro. Infatti ne manca qualcuno. Quella è l'alchemilla inutile. Vabbè. Quindi Sagan Street. Che è quella. Ma io non ci posso andare da qua. Di fronte all'entrata principale penitenziario. Vabbè, non lo so. Sono molto confusa. Sì, probabilmente le pietre sono quattro, ma ne servono solo due. Per ora, almeno. Boh.
Sì, non avevo dubbi, Carlo, che sapessi che è granato e non granata. Trovi la granata, trovi una granata, insomma, e la metti nella splatua, mi sa che non funziona. Sì, vabbè, ragazzi, però voi siete un po' molesti, sì. Io ve lo giuro su Dio che lo premo il tasto per schivare. Solo che a volte entra, a volte no. Comunque sto prendendo più danni con l'ascia che col coltello, per la cronaca. Sto prendendo più danni. E vabbè, sì, però. Ma quanti sono? Vabbè, affanculo! Lo spawn infinito di nemici, ottima idea, veramente, veramente ottima idea. Dove cazzo devo andare? Persa. Ma basta! Ma perché? Ma che, ma non è quel tipo di gioco? Ma non mi rompere i coglioni! Ma basta! Che palle ho! Andate a cagare! Dov'è l'ingresso? Sì, vabbè! Una mucchiata! Mi ha colpito lo stesso! Ma vi sembra normale? Ma perché? Ma cosa cazzo? Vabbè. Io torno al coltello. Mi sono rotte i coglioni. Mi sono fatta un sacco di male come una stronza. Per colpa di stascia di merda. Io non capisco come vi viene in mente di pensare che sia meglio l'ascia. Che due palle ho, veramente. Tutte le cure. Beh, guardate! Continuano a uscire! Continuano a uscire! Un'infestazione! Fanculo! Lo so, c'è un attimo, c'è un punto in cui io non posso schivare perché... Ok, l'ho usato. Perché non puoi farlo, perché i comandi sono legnosi. 30 frame di merda sono i comandi. Che è sto casino? Che è sto bordello? Cosa? Stai fermo là. Io boh, fa un casino incredibile, ragazzi, sto impazzendo. Vediamo se devono lo spawnare all'infinito pure ste merde. Allora, stazione A controlla il passaggio dell'A. Fa male alla testa. Allora, passaggio dell'acqua, caldaie e passaggio del vapore. ABC. Ok. Siamo impazziti. Ma questa cosa dovrebbe essere proibita proprio. Sto suono. Allora, qua non c'è nulla.
parte l'arrampicata, ovviamente. Quelle sono persone, comunque. No, no, sicuramente... sicuramente è realistico, ok? Non ho assolutamente dubbi che sia realistico. Però... comunque la salute mentale di chi gioca. Sì, a me continua a dare munizioni per carabina, ma senza avere la carabina. Casino. Allora, qua c'è la C. Questa è la C. Passaggio del vapore. E questa è la B. Questa è la temperatura. La temperatura. Vapore. No, forse è acqua prima. Potrebbe essere temperatura acqua vapore. Boh. No. Ok. E mi si è resettato pure B però. Va bene, quindi è B a C forse. B. A meno che non sia a tempo, in quel caso è un problema. Discendere, ragazzi, discendiamo. No, non mi sembra sia una cosa a tempo. A causa dei recenti incidenti abbiamo messo in atto alcune misure di sicurezza. Il generatore si spegnerà solamente se viene eseguita la corretta sequenza. Prima di tutto deve essere spenta la... Va bene, c'era la soluzione. Vabbè, oddio, no, ti dice soltanto il primo passaggio. Vabbè, ok. Però... ora sicuro ci sono gli umani. Ovvio, ovvio che adesso ci sono di nuovo. Ovvio, se vi pare. Cioè, lo so. Che ansia, figo. Fichissimo. Bellissimo. Allora, adesso vi riaumento il volume. Pausa. Vi aumento un po'. Ritorno a aumentare un pochino il volume. Che ci ha fatto la grazia il gioco di non farci rincoglionire. E là, sì, vabbè. Ok. Grazie. Allora, posso provare col palanchino? Io sono di coltello, comunque. No, le altre armi sono troppo lente. Mi trovo veramente male con le altre armi. Ma più che altro per la schivata. Però sarà un problema mio, cioè non riesco a... Ti sento, bastardo. Che ansia sta cosa.
sparando? Ma mi sta sparando tappi di bottiglia, mi sta sparando. Mica l'avevo capito. Vabbè, devo curarmi. Vabbè, ma non si può, non si può. Non si può, cazzo, dai! Ma che cazzo? Ma vaffanculo, ma che... Ma poi quanto male fa? Quanto male fa? Ma mi sparava tappi di bottiglia. No, non me lo daranno in anteprima Forbidden West, lo probabil 99% lo riceverò, ma no, non nella tornata d'anteprima. Non ho ancora i numeri per poter ricevere i giochi, cioè o te li danno o fai o me lo davano da recensire, oppure devo avere numeri che non ho, materialmente non posso averlo così in anteprima il gioco ancora, non faccio parte di quella cricca, diciamo. Però dovrebbero darmelo comunque all'uscita. Frida, buon divertimento, esatto, madonna. Allora, devo uscire. No, io apro la mappa per cercare di uscire da questo posto. Adesso possiamo entrare perché il cancello non è più elettrificato, quindi adesso è tutto buio. Oh, Enemy Arcade Stream sta vedendo una mediocre live mia, esatto. No, comunque, boh, cioè non... È un peccato perché il sistema di combattimento è molto interessante, però è, secondo me, è tu... Allora, lo fai, lo rompi easy, ok? Il gioco si rompe easy. Il problema è che va cisato. Cioè, non... Porca puttana, oh! Meno male che sono in quarantena. Dio santo. Per chi avesse dubbi, metto la mascherina, ovviamente. Cioè non posso stare dietro a queste cose io, cioè scusate non... Inutile vado avanti adesso, che tanto mi devo alzare di nuovo. Fatemi leggere la chat intanto. Sì, è il reparto segreteria, sì, però cioè, non è che posso sempre alzarmi io per cose che non sono manco mie. Le motte del corriere, esatto. No, no, non le sente le smadonnate. Non le sente. A volte sì, perché a volte la porta è già aperta. Quando il citofono nella porta è già aperta, lì la Madonna la sente, però, però normalmente no. Ok. Sì, sono io la streamer di successo, esatto. Vabbè, sta arrivando, se lo vuoi prendere tu un secondo, perché io mi sono alzata tre volte già. È per me, comunque. Non so, adesso arriva. Lo sanno. Allora, noi continuiamo. Se è degnato di scendere, il buon Sabago ci ha fatto la grazia. Adesso arriva.
La Madonna gli parla. Allora, dicevamo, vediamo se ce la facciamo. Dove sono? Che mi sono persa. Reception, giusto? Sì, reception, ok. E usciamo. E qui, ok. Abbiamo fatto. Spiego un po'. Che figo, no, vabbè. Che figo. Ok, quindi noi abbiamo fatto Toluca Lake Water and Power. Teoricamente abbiamo fatto. Quindi adesso dobbiamo semplicemente tornare indietro, in teoria, attraverso la Boiler Room. Qui spawnerà questo mondo e quell'altro, sicuramente. Noi cercheremo di schivare tutto, perché... Ugo, stai fermo? Manca solo che esce Ugo. Oh no, suoni brutti. C'è pure l'allarme. Se vuoi fare la cosa del cimitero la devi fare ora. Ok, io voglio farla ora, la cosa del cimitero. Ma il problema è che... Oh mamma mia. Ah, sì. Ok. Un attimo, non aprire questo pacco. Non mi sta sentendo, mi sta ascoltando. Ok, poi glielo dico. Allora, la cosa del cimitero io la vorrei fare adesso. Ah, ho capito forse come ci si arriva. Devo andare a Simon Street, forse. E da lì forse c'è una porta che posso rompere, qualcosa che posso rompere per andare a Sagan Street. Credo che sia così. Credo che sia così. Vediamo, eh. Pacco che esplode. No, no, non ci sono pacchi che esplodono. Io non farei ruotare quel pacco, visto che so cosa c'è dentro comunque. Non è una buona idea. Non aprirli. Non aprirli. Non aprirli. Guarda che ti è arrivato. Questa cosa, 2 euro di contrassegno. Con molta. Ah, guarda, vieni là. Vieni. Unboxing. E non dovevi guardare prima. Guarda che c'è dentro. No, no, è là la. Sì, ok, il palmetto. Oh, è arrivato. Lo sì. Lì. Questa. Non lo so se... La vedo. È arrivato. Sono ufficialmente il co-streamer sì. Del TGA del 9 dicembre. Perfetto. Wow, che emozione. Vabbè, questi conservatelo comunque per ricordo. Esatto. Vabbè, poi i pacchi li apriamo assieme perché sono cose importanti. Allora, devo un attimo capire. Ora vediamo se riesco a finire. Se riesco a finire sto pacco. Ah! No, no! No, 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 no! Come si fa? Non so la strada. Sì, vabbè. Ma siamo pazzi! Da che lato devo andare? Piela! Vaffanculo! Quanti cazzo sono? Ma dai, ma va a cagare, vai, vai, cagare, vai. Ma perché? Ma Silent Hill non è un gioco action, porca puttana. O mi dai i comandi action o non me lo fai action. Non mi puoi fare il gioco action senza i comandi action, cazzo. Che sono impedito.
Non può manco correre sto cazzone! Come faccio a scappare? Una persona normale vede i mostri, urla e scappa! Questo fa la passeggiata, sta facendo jogging, porca troia! Non fai jogging con i mostri di Satana! Quanti sono? Dove cazzo è la porta? Dio onnipotente! Dove devo andare? Dove? Devo andare nel boiler room? Devo andare, andiamo nel boiler room. Ma vaffanculo! Cos'è? Cos'è questa cosa? Fanculo! La divinità l'ha addestrato. Culo. Poi non capisco più niente. 14 nemici. Si vede una minchia. E ancora non abbiamo... Che là, vabbè! Sì, sì, tagliuzzino qui. Va bene, va a cagare, vai. Allora. Ugo felicissimo delle scatole giganti. Ok, ora spero che la famosa porta che dicevate voi, la roba da rompere per trovare il granato, sia qui. Perché se non è qui mi metto a piangere. Più piano, Alex, con calma, non ti preoccupare. Non c'è un cazzo qua. Io come faccio ad andare a Sagan Street? Ho una bruttissima sensazione. Eccolo! Lo so, è lui! Lo sapevo, porca merda! Me lo sentivo, cazzo, che era lui! Faceva porca... Io ho schivato però, dai, voi... No, perché la parte dietro è più debole! Come cazzo la raggiungi? La parte dietro di sto coso! Come ci arrivi? Dietro al culo di sto... Guardate qua! Ma cos'è? Ma cos'è? Ma dove? Devi colpirlo dietro! Sì, arrivaci! Guarda! Ma io schivo! Non lo pigli! Schivo! Dacci dietro! Sì, va bene, facci dietro. Sono calma, non è successo niente. Allora, stavamo dicendo, sì, allora, la porta di... la porta. Quindi, noi di qua... Siamo davanti al penitenziario. Ma io non devo andare al penitenziario. Vedo che la porta è stata suavemente sfondata. Devo cercare un video su YouTube. Devo cercare un video su YouTube per trovare la roba di merda del granato. Perché io non trovo niente del granato. Non so dove devo andare. Ho spippolato. Tra l'altro il gioco non ti fa venire voglia di spippolare, perché ogni volta che cammini esce fuori l'inferno. E ho visto Sagan Street, ma non ci posso arrivare a Sagan Street. Le strade sono bloccate, per cui dovrò andarci da qualche altra parte. Dovrebbe essere davanti all'ingresso principale. E questo non è l'ingresso principale? Questo non è l'ingresso principale. A me sembra decisamente l'ingresso principale. Forse non è l'ingresso principale. No? Questo non è l'ingresso principale. Vediamo, Forse ci sono qui. No.
strano non siano apparsi 700 nemici comunque, eh. Qua non c'è niente. Quindi qui dentro non è. Però questo a me sembra l'ingresso principale. Questo è secondario? Questo è secondario. Cioè c'è scritto gate. Però è secondario. Va bene. Ugo mi sta vicino cercando di darmi supporto psicologico. No, in realtà non siamo persi, però non so dove cacchio devo andare per fare la cosa opzionale almeno. Per trovare sto cazzo di granato. Qui non c'è nulla. Qua la strada è finita. Niente. Ugo ha già finito il gioco. No, quale altra entrata del cimitero? No, non ho visitato niente. Non... Devo andare. Devo tornare nella prima zona. E nella prima zona? Devo andare nella prima zona? Fare respawnare tutto? Che immagine brutta, però. No, qua non c'è niente. Cosa ha a che fare questa zona con Sagan Street? Mi sto allontanando da Sagan Street. Non posso entrare a Sagan Street da questa parte. Nella prima zona vicino alla macchina distrutta. Posso scendere di sotto? No. Questa non è una macchina distrutta. Forse non si conta come distrutta. Qui, questa cosa, forse. Sono una cretina. Sono una cretina. Perfetto, ok. Abbiamo risolto. Credo. Allora, qua c'è uno dei cosetti che ha il polmone. Ha il respiro pesante perché fuma. Bisogno di una chiave. Certo, sei stronzo. No. Aprire un varco. Ehi là là. Dai, veloce, su. Un varco. Ma è la prima volta che vedo una cosa del genere. Ah, si chiama veramente granata, ma io posso morire. Quindi non era un errore della. Non era un errore. Cioè, veramente l'hanno chiamato granata. Vabbè, capolavoro, perfetto. Ok, 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 ok. Toh. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Yes! Chiave del giardino della luna. Proprietà del cimitero d'argento inciso sulla chiave. Va bene. Yes! Se non fosse stato per voi... Se non fosse stato per voi, ce l'avrei mai fatta. Ora, sicuro, sicuro non vale minimamente la pena di fare questa cosa. Sarà una cacata. O forse, forse la carabina. Dai, usa la chiave in automatico, su. Yeah.
Va bene. Oh, è veramente la carabina. Ok. Va bene. Vabbè. Valsa la pena. Spara lentamente, ma una portata maggiore ed è più potente di qualsiasi pistola. Va bene. Pensa il povero custode che ogni volta deve fare questo enigma per potere le piante in quel punto. Sì, vabbè, fucile d'assalto, un po'. Sì, beh. Un'arma un po' di merda. Però. Vabbè, ok. Yes! Ok, adesso che abbiamo fatto questa cosa, possiamo rifarci tutte le mappe de capo per tornare al penitenziario. Ok. Ma quindi l'altra gemma, niente, la vendiamo? La vendiamo l'altra gemma? Non serviva a nulla. Sì, vabbè, allora. Io non ho parole. Cioè, sta cosa. Boh, sta cosa proprio non mi piace. Cioè, sta cosa dei nemici che respawnano. Secondo me è una cacata. Proprio una cacata. C'è nessun motivo. Anche perché non hai risorse illimitate. Cioè, se per dire i nemici respawnano, però droppano. Per cui comunque, bene o male, hai un minimo di gestione delle risorse. Perché ok, sprechi risorse, però il nemico te le può anche droppare. Quindi è una scelta tua, rischiare magari di continuare ad affrontarli e ottenere dei benefici. Invece no, è solo consumo. Cioè, è solo una rottura di palle. Non lo so, non è una cosa che vedo sensata all'interno di un gioco come Silent Hill. Anche perché la il posizionamento dei mostri dovrebbe fare parte del level design, dovrebbe fare parte di un'atmosfera. Se me li fai spawnare a minchia, sono solo boh, robe che si muovono sulla mappa. Vabbè. La serratura sembra rotta. Ah, devo entrare dall'altro lato. Ascia da boscaiolo. Attenzione, attenzione. Quest'ascia è più robusta e più efficace di quella da pompiere. Pensate che ridere. Mi sono fatto un film. Pensate che ridere. Io un attimo il flash me lo sono fatta. Quando ho visto aprire un barco, ho detto, aspetta. Col piede di porco mi pare strano. Magari a bastonate, quindi con l'ascia. Però ho avuto per un istante il terrore che servisse un upgrade di un'arma che non avevo. Comunque, ok? Ho avuto quel momento. Pensate che ridere se per fare la cosa del cimitero mi serviva l'ascia da boscaiolo e dovevo farmi di nuovo tutta la strada. Allora, ok, ti prego. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti. Dopo 2 ore. Oh, che figo. Dopo 2 ore, adesso salvo. Adesso salvo. Alex, where are you? Però non dirlo con questa voce sexy. Ok. Diciamo che salvo. Allora vado un altro po' avanti perché è stata una live di merda. Quindi anche se non credo che arriveremo a trovare un altro salvataggio, però intanto andiamo un po' avanti, eventualmente poi ci fermiamo. Che cioè, tutta la live si può riassumere con me che faccio avanti e indietro per trovare le gemme praticamente.
bene. Un grande appendichiavi vuoto. Ok. Ho avuto una giusta intuizione. Quello è un kit di pronto soccorso, sì. Sono messa male come cure. Munizioni un po' peggio. Proprio figa l'atmosfera, proprio figa. Allora, questo cancello non cede, chiaramente qua è tutto rotto. Ok. È una nota lasciata da un recluso. Quando ti informano che hai visite, prima la guardia ti perquisisce, poi ti scorta verso la zona delle visite. Poi ti mettono in una gabbia, ti tolgono le manette e aspetti la visita. Se paghi, le guardie permettono ai visitatori di portare delle cose dentro. È contro le regole, certo, ma lo fanno anche gli ufficiali di alto grado. Voglio dire, chi può impedirglielo? Finita la visita, ti spogliano, ti perquisiscono e poi puoi rivestirti. Ti rimettono le manette e ti riaccompagnano in cella. Vedere amici e parenti è l'unica cosa che ci dà speranza. Papà, spero che passi a trovarmi presto. Alla prossima, Dave. Ok. Va bene. Qualcuno ha lasciato un biglietto. Sono stanco delle ridicole limitazioni di tempo che mi imponete. Mi chiedete di riparare le telecamere e 30 minuti dopo mi chiamate per chiedermi perché non ho riparato il buco nel muro. Sono stufo degli ordini contraddittori. Qualcuno mi dica cosa volete davvero. A chiunque legga questo, non toccate i miei attrezzi. Torno ad aggiustare le maledette telecamere dopo aver riparato il buco nel muro delle docce. Telecamere che tra l'altro sono accese. Va bene. Ok, non posso prendere gli attrezzi. Lì c'è un'altra roba che credo sia la mappa. Va bene, mappa della prigione. E vabbè, però. Gigante. Sapete che non parlo di animazione, non parlo di qualità di niente, ma lo so, adesso se ne andranno un sacco di gente dalla live. Purtroppo l'ultima parte di JoJo che stanno animando, la storia mi fa veramente cacare. Cioè, magari poi riparte, ma sta stronzata dei dischi, c'è proprio una roba tipo Monster Rancher. Cioè, mi fa veramente schifo. Mi fa veramente schifo. Questo retcon di Jotaro che improvvisamente passa ad essere un padre di merda. Ah, no, in realtà io volevo salvarti, ti voglio bene. Ma vai a cagare, vai Jotaro, non te frega un cazzo di tua figlia. Per favore, adesso improvvisamente ci tiene. Ma non ce me ne frega niente. Poi c'è quella scena dove praticamente dovrebbe essere una roba drammatica, perché tu capisci che lui sta morendo, no? Ma mi ha fatto troppo ridere, perché tu vedi lei, vedi Jolene che lo trascina. Poi lei si gira e lo trova e lo vede faccia in giù nell'acqua. Oh no, sta morendo. Sì, sta morendo perché lo hai trascinato faccia in giù nell'acqua. L'hai ucciso tu. L'hai ucciso tu. No, non sta morendo, l'hai ucciso. Non lo so, quella cosa l'ho trovata di un anticlimatico. È proprio stupida. Non lo so, vabbè, scusatemi. Forse a voi piace, però boh, non lo so. Mi ha fatto veramente cacare tutta l'idea in generale. Ma anche i poteri non mi piacciono per ora. Mi sembra tutta roba contorta per il gusto di essere contorta. Vabbè. Cioè, mi stanno facendo provare non lo so, nostalgia per... Ah!
dicevo, per quelle, per le schifezze di Stand della parte 3 lì, dove praticamente sono così pugni elementali. Cioè, tipo, uccello di fuoco che dà pugni di fuoco. Tizio protagonista che dà pugni molto forti. Vabbè, basta comunque, controlliamo un attimo, focalizziamoci. Che sta guardando? Ok, tocca. E ha aperto la roba di là, va bene. Sembra che questo pannello controlli i cancelli di tutta la prigione. Vediamo se riesco a farlo funzionare. Non succede niente, deve essere rotto. Mannaggia. Mannaggia. Piridindirindina. Mannaggia. Ok, blocco B. Qui è dove c'è la nostra... Allora. Lo so che era un overkill, però non volevo farlo. Poi muoiono grugnendo comunque. Poi muoiono così. Con che tosse. I lettori che vogliano godere della famosa buona accoglienza di Shepherd's Glen forse dovrebbero ripensarci. Di recente sono stato alloggiato. Sono stato alloggiato? Ho alloggiato. Non sei stato alloggiato. Cioè, non sei una cosa che viene alloggiata. Comunque, sono stato alloggiato nello Shepherd's Inn, che si trova poco fuori il centro cittadino. Mentre i precedenti pernottamenti in quel luogo sono stati memorabili, l'anno del 150enario non è stato positivo per la nostra città vicina. Le stanze erano inospitali, per usare un termine mite, e le persone sembravano burbere e indisponenti. Anche il municipio, che una volta rappresentava per i turisti la miglior maniera di conoscere la storia e la cultura della città, era in condizioni pessime. Il secondo giorno, il resto del messaggio è confuso e leggibile. Va bene. Ok. C'è qualche granato dentro il cesso? Mio Dio, quanto puzza questo bagno. Non lo so, devo controllare i cessi perché dentro ci potrebbe essere l'arma finale. Questo cancello non cede. Tutto bloccato. Mosso forever. Mosso forever. Cos'è mosso? Jeremy is the real sausage king of Chicago. Scritto male pure sausage, tra l'altro. Somewhere down there is your soul. My child has something from everyone else's child. I am Edma. Si trova James dentro i cessi. No, povero James. Please don't kill me. It's snowing outside. Jacob, are you making it snow? Jacob. Oh, ok. Questa è una citazione a Lost. Noah's Viking tool. Bobo. La camera dei segreti è stata aperta, nemici dell'erede temete, esatto. Ok, qua non c'è nulla. È chiusa, è bloccata, non posso... Non ho niente. Oh. Dai, non c'è niente sotto le scale. Ma qua bisogna stare attenti, perché ovviamente gli umani, oltre a non attivare la radio, che già di base funziona malissimo in questo gioco, in questo gioco la radio tipo non c'è. Ma oltre a questo, bisogna stare attenti appunto proprio perché non sono silenziosi. Ho trovato una lettera di un recluso. Chiunque riceva questo messaggio ci aiuti. Sono giorni che non vediamo una guardia. Abbiamo fame, stiamo perdendo le speranze. Vi prego aiutate, ci stiamo morendo. Mamma mia. Brutto. Allora, questa è chiusa. Questa è chiaramente chiusa, ok. Allora, tra l'altro non sono morti. Sono lamiere, quelle là, va bene.
Questo bagno è rotto. Ok. Nulla. Questo funziona. Che cacchio devo fare? Allora, io arrivo da qua, no? Che cacchio devo fare? Può essere che... Ah, di qua. GG, eh. GG. A me. GG a me. Quest'area è bloccata. La paura! Aspettavano là dietro la porta. Now get me out of here. Switch over there. Sì. Immagino che mi aiuterai tantissimo. Spè. Chiusa, spè. Che qua ci sono cose. Ci provo più tardi. Ok, scusa. Nice work back there. When this is over, I'm by the first round and then the second. Can you walk? Fate zoppica. Walk, run, fly. Shit, I may be a little slow, but whatever the hell it takes to get out of here, let's do it. Bellissimo. They split us up when we got here, but I heard him say something about taking a woman to solitary. And that's where we're going. But we gotta get back to the guard station. Got it. Come on. No. Sì, vabbè. Vabbè, a me fa piacere che da dietro sia facile prenderlo, però ho bisogno sempre dell'omi qua che mi fa compagnia e fa da Matteo. Daniel, grazie. Tra l'altro siamo vicinissimi all'obiettivo. Benvenuto a Matteo. Ho capito, quando hai quello, l'amico che ti fa come cazzo si dice, non mi viene. Guardate, è figo che è. Da esca, non mi veniva, ti fa da esca. È tutto bello e comodo, però se io non ho... amico che mi fa da esca, io dietro quel coso non riesco ad andarci perché probabilmente sono impedita io. Guardalo come corre! Alla faccia dell'essere azzoppato. Non c'è niente. Ah! Ah ah! Un disegno, attenzione, guardiamoci il disegnino. Ciao, sono nuovo, mi saluti. Ciao, Lion. Benvenuta. Allora. Le percosse. Tu sei il custode di tuo fratello, ricordalo sempre, altrimenti l'uomo nero ti incatenerà sotto le onde. Ti incatenerà sotto le onde. Sì, no, è molto figo quel mostro. Sì, a me è molto figo come mostro. Sono due persone fuse. E c'è il corpo maschile, no? Che ha, diciamo, a quattro zampe, tipo gorilla. E quello femminile dietro, attaccato tipo con una camicia di forza, una roba sadomaso, una roba strana. Molto figo. Però è anche un gran figlio di puttana, per cui... puoi anche tirarla tu la leva, devo tirarla io. Ok, la tiro io. Ah, ecco dove siamo. Ok, abbiamo fatto il giro. Ma l'importante è lui sa la strada. L'importante è lui sa la strada, che è armato e mi distrae i nemici. Ok, era molto confuso. Vai, parte. No, ora mi...
It looks like I can control the gates for the entire prison. Ma era rotto. Yes, it works. Vabbè, l'ha aggiustato. Okay, we need to split up. Now here's what you do. Head across the catwalk to the locked bars on the far side. Now get out of here. Ok, lo faccio, ma non ho capito. Me l'hai detto troppo veloce. Hang tight, Alex. Let me unlock it for you. There you go. È anche strano, no? Che non, comunque non siamo soli in questa bellissima avventura. Non siamo... cioè, comunque del calore umano, per così dire. Cioè, lui è tipo una persona normale. È stranissima questa cosa. Ti ucciderò. Va bene. Sì, ok. Questo cancello non cede. Give me a sec while I get the gate open. Damn, the gate didn't open? It must be damaged. You'll need to find another way. Qui? All right, I found another route. Got it. No, non è la cosa. Down the stairs. I'll try to open the gate on the bottom floor. Oh! Oh, 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 oh. Beh. Ma comunque questi sono amici di papà nostro, eh. Vorrei dire, ma questi sono amici di papà. Tieniti pronto. Perché devo tenermi pronto? Sì, però aspetta, che qua... ah, la 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 la! Carino che c'è l'interferenza comunque. Aia. Qual è lavandino? C'è una bevanda, ragazzi. Qual è lavandino? Quale lavandino? Quale lavandino? Mi sono persa. Shower room. Piano di sopra? Ma mi chiudi le cose dietro? Ma mi chiude le cose dietro? Mi chiude? Ma brutto figlio di puttana! Ok, c'è qualcosa. C'è un altro ragnetto, sicuro? Dai. Ok. Venga, venga. Sì, sì, sì. No, sono due, cazzo! Sì, ma io come faccio a combatterne due? Sì, vabbè, ma non vedo niente. Ma l'ha alloccato l'altro, ha alloccato. Vieni qua. Porca puttana. Io non capisco perché a volte la strada non mi entra. Cioè il ritmo degli attacchi di sti quasi è sempre lo stesso. Quindi non è che dici ci sono dubbi. Cioè il ritmo degli attacchi è proprio sempre lo stesso. Ma a volte non mi entra. Ma a volte non mi entra neanche la combo. Cioè questa è la cosa strana. Cioè ci sono volte, eh. Cioè io continuo a premere l'attacco base leggero. Però a volte ne fa uno solo. A volte fa la combo.
Sì, sono educati, per fortuna non sono nemici particolarmente aggressivi. Per fortuna. Però, cioè, i cani qua ti sdrenano. Vabbè. Adesso abbiamo imparato questa cosa al cimitero. Ok, qui niente. Cioè, mi chiude le porte dietro. Sto bastardo mi chiude le porte dietro. Non mi ha fatto tornare indietro. Ma stiamo scherzando? Infame, cornuto. Vabbè, in realtà abbiamo fatto... Andiamo un altro po' avanti, dai. Mi dispiace per la pozza, curativa. Allora. Niente. Come è incastrata? Ah, ecco. Wheeler, you there? The radio keeps going out. I'm glad you're back. Listen, this door is jammed. I need your help. Oppure hai molte armi e potresti provare a sfondarla, però vabbè, effettivamente è metallo. Però non mi sembra che abbia una serratura così, così tosta, cioè comunque sono porte interne. Vabbè, torno indietro, accordo io, torno indietro. I'll let you know. Ok. Cosa ci fa il camioncino qua? Cosa è successo? Cosa c'è qui da un segreto? Un segreto? Dai che c'è un segreto? No. Cos'è? Va bene, filo elettrico. Io speravo fosse un segreto, invece mi sa che è gameplay questo. Lì c'è una roba. Lì c'è una roba. Ok, Wheeler, I found a keypad, but it looks broken. I'm gonna search for a way to fix it. Vabbè, Alex, aspirante elettricista. Per entrare devo mandare elettricità a questa tastiera, ok? Sì. Vabbè, non si fa con un filo solo, suppongo. Quest'area è bloccata. Salgo sopra? Questa è chiusa. C'erano delle scale. Oh, beh, almeno una l'ho trovata. Probabilmente mi posso calare nella, in quella cella chiusa dall'alto. Adesso vediamo. Mancano tre fili. Ah, ok, mancano tre fili. Questo, non posso fare niente. Filo di una radio, ok. Niente. Come faccio ad arrivare nella cella qua sotto? Boh, vabbè. Sembra che qualcuno stesse facendo delle riparazioni, ma non ha avuto il tempo di finire. C'è un pezzo di filo elettrico. RIP al nostro amico
che stava facendo le riparazioni. Sì. Come non può essere usato qui? Sì, vai. Ok. Sì. E mo? Ora ho tutte le connessioni nei cavi. Posso cercare di mandare l'elettricità alla tastiera. Sì, però sei un figlio di puttana. Perché io come faccio a sapere? Cioè, siamo di nuovo con questo giochino di merda che devo capire. Non è possibile. Cioè, ci deve essere un criterio come c'era la prima volta, giusto? Cioè, non puoi prendermi per il culo. Non è possibile. Non è possibile. Ma magari, capite, vedete che ci sono... Stavo pensando, se fossero i graffi dietro, ma mi sembra completamente casuale. Come faccio a capirlo? Attenzione! Attenzione, due sono giusti! E come cazzo? No, ci deve essere per forza un indizio da qualche parte. Non è possibile. Non è possibile. No, dai, non è possibile. Non è possibile. Non può essere fatto a minchia. I graffi dietro su una PS3 li vedevi con l'immaginazione. Ecco. Questo cancello non cede. Ma sì, vabbè, illimitati tentativi non funzionano. Gli enigmi non è fai le cose a cazzo. Cioè, non è una giustificazione che hai illimitati tentativi. Perché non hai di illimitato, non hai la pazienza, comunque. Cioè, che vuol dire? Non esiste nella vita che l'enigma lo fai a caso. Ci deve essere un criterio. I comandi sono scomodi! È difficilissimo! Oh Gesù santo! Non è possibile che sia a caso. Come le viti? Ah, stavolta è come dicevo io? Stavolta devi collegare le viti che sono messe nel modo giusto. Quindi io ho anticipato la soluzione del primo, mi state dicendo? Palle di comandi di merda! Ok. Beh, non sembrano come messe uguali, manco per sbaglio, ragazzi. Non so dove le vedete le viti.
Ma infatti le viti non sono tutte uguali, non so perché dite questa cosa, sinceramente, però ok. Non sono uguali. Sì, il processo di eliminazione, ma matematicamente avete presente quante probabilità ci sono? Quante possibili combinazioni con 5 fili ci sono? Cioè, non è eliminazione, non è così semplice. Le viti uguali con colore diverso, posto uguale. Cosa? Cioè, tipo, il filo rosso è attaccato a un'estremità che è verticale. E dove cazzo lo devo attaccare? Giù. All'orizzontale? Devo attaccare all'orizzontale? Cioè, non era più logico fare... farmi seguire i graffi dietro? Tipo? No, non è, secondo me c'è un indizio da qualche parte. Secondo me c'è un indizio da qualche parte, non è possibile. Troppo una minchiata questa cosa. Troppo una minchiata. Non ci sono indizi. Sono specchiate quelle da collegare. Sono specchiate. Ok. Sono specchiate. Quindi il bianco va... Cioè, poi mi dite no perché su PS3 non le vedi i graffi, perché invece su PS3 vedi il giro di vite, fatemi capire. Sì, ma fosse anche solo la comodità che voi non percepite di entrare nel menu, selezionare il filo, premere cerchio, tornare indietro, premere quadrato. Cioè, è un processo lentissimo. È scomodissima questa cosa. Perché non è soltanto cavo cavo, tu con un cavo sposti un altro cavo, quindi non sai quale dei due è giusto nel momento in cui l'hai spostato, perché ne sposti due per volta, quindi non è così facile. No, non è così semplice, perché potresti spostare un cavo che è messo nel posto giusto, non è ad esclusione, cazzo ragazzi, si incrociano i cavi, non è metto un filo e vedo il verde, perché un cavo lo sposti spostandone un altro, non è ad esclusione, non è così immediata la cosa. Va bene, così ne ho uno giusto, ma io come faccio a sapere qual è? E adesso teoricamente non li ho toccati quelli prima. Perché adesso si sono spostati? Perché adesso una fila una roba sola? Cioè non è... Non, li sposti tutti ogni volta. Non è così semplice. In tutto questo continuo a dire che c'è un menu di troppo che ti fa fare passaggio in più. Ma veramente devo... No, io mi guardo la soluzione. Io mi guardo la soluzione, mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo. Cioè, non, questo è andare... Allora, Silent Hill, I'm coming. Electric Box Puzzle. Vaffanculo. Non... Cretina sì, però, cioè. Allora, questo cos'è? Il secondo è questo, ok. Wire connection. Oh, allora.
va bene. Il processo di eliminazione, la soluzione è rosso, bianco, verde. Che cazzo vuol dire? Rosso dove? Perché mi dice? Perché pure le guide sono fatte male? Allora, rosso, bianco, verde, blu e giallo. Blu e giallo. Vaffanculo. Questa è la logica. La minchia era la logica. Fare le cose a minchia era la logica. Andate a cagare. Andate a cagare. Questa non è un enigma. Questo è una prova di pazienza. Si possono fottere. Che è sto schifo? Che cazzo di enigma è? Il primo enigma che abbiamo fatto, quantomeno aveva un criterio. Guardarsi intorno e trovare il pizzino di carta. Vaffanculo. Questo cos'era? Per farti venire il nervoso. Va a cagare, va. Fatto. Allora, questo è. Se qualcuno trova questa nota, posso aiutarvi a trovare la via della libertà, ma per sfuggire al vostro fato dovete prima visitare l'isolamento. 110391. Va bene. Oh, guarda! Ma perché non mi dai un testino numerico e mi fai provare tutte le combinazioni a caso fino a quando la azzecco? Perché è la stessa cosa. È lo stesso criterio di minchia, questo. Allora, qua io ho aperto solo... Ho aperto queste due celle, ma qui non c'è nulla. No? Nel cesso c'è qualcosa? No. No. Vabbè. Ok. Costi quel che costi. Ah, devo controllare le email. Purtroppo email mi arrivano sempre un sacco di roba. E spesso finisce pure nello spam. Non so perché. Le email dei privati spesso finiscono nello spam. Vabbè, sì, non me lo ricordo più. 110391. Non è qua, vero? Perfetto. Vabbè. All right, Wheeler, I made it in. I'm gonna look around. Ma è nostra madre! È nostra madre! Ma aspetta, mamma, fammi toccare le porte. Secondo. Arrivo. Adesso. Niente, è partito il filmato. Mom. Sì. No. Jesus, what did they do? Non so perché questo video è fuori sync. Alex. Is that you? Ah no, è solo lui fuori sync. Ok. Lei va bene. Mom, I'm gonna get you down. Okay. Your father and I, we loved you so much. But they said we could only choose one. Mom, please stop. Save your breath. Let me go, Alex. I can't. It hurts. Ma cosa le fa male? Make it stop. Mom, ma io non ho capito che le sta... Please, Alex.
più con la pistola. Adesso è tranquillissima lei comunque. No, non è crocifissa, eh? Non ho capito che problemi ha. Fatemi controllare le tasse e poi sbaglio. No, non ti spara in fronte. No, non ti spara in fronte. Ah, dite che la cosa gira? Ma a me sembra fermissima. Sì, l'ho capito che è collegato a uno strumento di tortura. Non capisco lo strumento di tortura. Ho immaginato che fosse uno strumento di tortura. Però non riesco a capire il funzionamento. Mi sembra tutto fermo. Mi sembra attaccato tipo salame. Ma poi, vabbè. No. No, non ti sparo. Secondo me lei è una stronza. I'm sorry. Ok, ok. Ok, adesso le hanno fatto allungare, le hanno aggiunto 10 cm d'altezza. Ok. Va bene, ora ho capito. Però non si capiva. Adesso la mamma è più alta. Ok. Beh, si è morta subito comunque. Guarda, io non vorrei dire, però mamma, non vorrei essere pignolo, però dipende dove ti sparavo, può essere pure che soffrivi di più e basta, eh. Non saprei. Questa maledetta macchina, ma perché l'hanno attaccata qua? Avrei dovuto ascoltarla, me l'aveva chiesto, io non l'ho fatto. Sono un fallito. Perché l'hanno uccisa? Oh. Sì, sì, si è allungato. Certo, l'ha strecciata tutta. Schifo, mamma mia. Vabbè, niente, mamma. Rip. Vabbè, sarebbe morta comunque. Ah, c'è il salvataggio, giustamente siamo in un'altra zona. Ok, vabbè, allora ci fermiamo qua. Un'ottima chiusura. Vabbè, poverina. Adesso è alta quanto un Ramona. Beh, immaginavo che avrebbe avuto ripercussioni sul finale la scelta. Avevo dubbi, vabbè, ma io spero che finisca male. Io spero sempre che i Silent Hill finiscano male. Sono sempre piaciuti di più i bad ending dei Silent Hill, sempre. Quindi va bene così, cioè adesso prenderò una strada oscura, possibilmente. Cioè ci saranno altre scelte. Non finale UFO? Oh no. Oh no, non finale UFO, perché... Ma il finale UFO lo posso ottenere... Senza New Game Plus? No. Cioè, di solito no. Come sì? No! Ma no, questa cosa è uno schifo. No, è terribile. Questa cosa è terribile. Cioè, che magari uno veramente fa le scelte sbagliate e si ritrova al finale del cazzo. No, questa cosa è sbagliata. Cioè, è bello. La cosa figa del finale UFO è che comunque... È un finale cazzone, canon, che però tu ottieni dopo che il gioco l'hai finito almeno una volta. Cioè la prima volta ti fai il tuo finale con le tue scelte, i tuoi errori, i tuoi sbagli, poi magari vuoi fare il deficiente, ti fai il finale UFO. Ma non puoi ottenere il finale UFO per sbaglio. No. UFO Ending è l'unico che ha un senso in questo gioco? Vabbè. Comunque, allora ragazzi, è stata una live lunga e intensa. Vediamo un attimo a chi possiamo fare ride.